Questo è il primo dei video natalizi che sto girando e sto pubblicando qui su YouTube e ovviamente sul sito stephanieclub.it. Nei prossimi video ci saranno delle collaborazioni con altri YouTubers, ovviamente non saranno soltanto video di Do It Yourself, ma ci saranno i miei tanto amati video di cucina. Quindi vi invito a seguirmi per non perdere i video che pubblicherò e i video che pubblicheranno i miei amici YouTubers. Ora vi lascio al video della ghirlanda natalizia, la mia ghirlanda di candy cane. Ciao e a presto! Ciao a tutti e bentornati sul canale. In questo video voglio condividere con tutti voi come realizzare una ghirlanda natalizia. Per questo Natale ho visto su Pinterest tantissime idee per realizzare una ghirlanda. Per la realizzazione di questo video tutorial sono stata ispirata da una fotografia e la foto ve la metto qui da qualche parte, ora non so. Ho scelto quella più golosa, una ghirlanda preparata con le caramelle natalizie, le famose candy cane. Vi lascio una foto. Io ho realizzato questa. E l'ho realizzata appunto perché è una ghirlanda golosa. Io non ho utilizzato le caramelle vere, ma ho trovato in un negozio specializzato in addobbi natalizi, appunto questi bastoncini che sono addobbi per l'albero di Natale. Ed ora vediamo come si realizza. Per realizzare la ghirlanda natalizia ci occorrono 18 candy cane o 18 appendini in plastica a forma di candy cane. Un appendino a forma di stella di Natale o fiocco di neve, del nastro e della colla a caldo. Per prima cosa rimuovo da tutti i miei bastoncini l'appendino che serve per appendere il bastoncino all'albero di Natale. Procedo unendo a due alla volta i bastoncini formando una specie di cuore. Unisco con un po' di colla a caldo sulla parte superiore e nella parte inferiore. E procedo così fino ad ottenere nuovi cuoricini. Posiziono i cuori ottenuti sul tavolo da lavoro in cerchio e li unisco tra di loro sempre utilizzando la colla a caldo. Verifico che tutte le estremità combaciano e sono ben unite e dove serve aggiungo altra colla. Ora che i cuori ci sono tutti, posso apporre il fiocco di neve al centro. E come ultimo passaggio inserisco un nastro rosso. Ed ecco realizzata la mia ghirlanda natalizia golosissima. Può essere appesa come dietroporta alla porta d'ingresso oppure come decorazione di una porta all'interno della nostra casa.
del video termina qui. Spero vi sia piaciuto. Mi raccomando, lasciatemi tanti pollici in su. Vi lascio qui accanto il video precedente e per non perdere nessun video, iscrivetevi al canale e seguitemi sui social. Vi aspetto!